Leonardo da Vinci, nei suoi studi sul volo, si occupò anche del paracadute. Progettò una piramide di lino pesante, con una base di circa 7 metri per lato. Così immaginava questa macchina volante. Negli appunti scritti fra il 1483 e il 1486, conservati alla Biblioteca Ambrosiana di Milano, accanto al disegno, Leonardo spiega tra l'altro: se un uomo ha un padiglione di panno di lino intasato, che sia di 12 braccia per faccia e alto 12, potrà gittarsi d'ogni grande altezza senza danno di sé. Finora, da quel disegno, era stato tratto solo un modello esposto all'Istituto Museo di Storia e Scienze di Firenze. Ma nel 2000 l'inglese Adrian Nicholas ha dimostrato che quell'antico paracadute funziona. Ne ha realizzato uno con le misure e materiali previsti da Leonardo e l'ha sperimentato in Sudafrica. Portato fino a 3.000 metri di quota, Nicholas si è poi sganciato. La macchina leonardesca l'ha fatta scendere lentamente per 2 km e 130 metri. Poi, per sicurezza, Nicholas si è staccato aprendo un paracadute moderno. C'è voluta una delle più grandi menti che siano mai apparse sulla Terra per disegnarlo. Ha detto alla fine: ma ci sono voluti 500 anni per trovare un uomo con il cervello abbastanza piccolo da provare a volarci.
Se ti è piaciuto, metti un like.